La pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Presiede l'Eucaristia oggi Sua Eccellenza Monsignor Ludwig Schick, Vescovo di Bamberg, in Germania. Dopo aver partecipato ieri alla beatificazione di Teresio Livelli a Vigevano, il quale fu accanto al beato Edoardo Focherini mentre moriva, ha desiderato visitare Carpi per venerare le reliquie del nostro beato. Lo ringraziamo per la sua presenza in mezzo a noi e assicuriamo la nostra preghiera. Un santo non appartiene solo alla Chiesa che lo ha generato alla fede e nella quale ha compiuto il suo cammino di santificazione, ma a tutta la Chiesa. Per questo motivo, durante la celebrazione eucaristica, vogliamo chiedere al Beato Edoardo che benedica e protegga la diocesi di Bamberg e il suo pastore, e susciti in questa comunità diocesana cristiani che con coraggio e fortezza siano testimoni del Signore Gesù, unico Salvatore del mondo. Eccellenza, benvenuto e grazie di essere in mezzo a noi. Tante grazie. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato, pensieri, parole, opere, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi, per voi, fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia, Signore, e poiché unico fondamento della nostra speranza è la grazia che viene da te, aiutaci sempre con la tua protezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Perché è una necessità che mi si impone.
guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare praticamente il Vangelo, senza usare il tutto con funzioni dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare tempo. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo tutto. Ma tutto io faccio per Vangelo, per diventarne partecipe in anche. Parola. In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre, e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò, ed ella gli serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portarono tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce, lo trovarono e gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamocene altrove nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. E andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando molti demoni. Parola del Signore. Thank you.
sorelle, fratelli, specialmente caro vescovo Cavina, al signor Nino, tutti i diaconi, sacerdoti, anche i carichetti, per me è sempre una grande gioia in Germania o in Italia quando vedo tanti bambini e vedo intorno tanti. Un saluto speciale a voi e buona domenica a tutti quanti. Cari sorelle e fratelli, io devo scusarmi in anticipo per tutti i sbagli che faccio nella vostra amata lingua italiana. Io ho studiato italiano 40 anni fa e dopo i miei studi a Roma sono tornato in Germania, però anche in Germania ho usato almeno nei primi anni l'italiano perché io ho fatto per 8 anni sacerdote per gli italiani immigrati in Germania che hanno lavorato qua, però dopo ho dimenticato tanto, allora chiedo scusa per tutto, per tutti i sbagli che farò adesso nella mia breve omelia. Devo dire e confessare che da quando ho conosciuto Italia e anche gli italiani ho avuto sempre una buona relazione con la vostra patria e con gli italiani e sono molto lieto di poter visitare di nuovo Italia e adesso incontrarmi in questa Santa Messa con voi tutti. La mia omelia sarà un ringraziamento. Innanzitutto vorrei ringraziare al Signore Gesù Cristo per questo incontro eucaristico con Lui e con voi. Nell'Evangelo abbiamo sentito che il Signore stava volentieri con gli uomini, specialmente con quelli che hanno avuto bisogno del suo aiuto, la suocera di Pietro, poi gli altri ammalati. E Lui è andato a loro per confortarli, per salvarli, e adesso sta tra di noi. Anche noi abbiamo bisogno del suo aiuto. Ognuno deve vivere la sua vita nella famiglia, nel lavoro, nella società pubblica, e ognuno sente la mancanza, la debolezza, anche i peccati. Il Signore ci dà conforto, come ha fatto a Nazareth, a Cafarnaum, a Gerusalemme durante la sua vita. Adesso sta attraverso questa celebrazione eucaristica in mezzo a noi per accoglierci, per aiutarci, per andare con noi nella nostra vita quotidiana. L'Eucaristia è il più grande dono del Signore alla sua Chiesa. L'Eucaristia è un vero incontrarsi con Lui attraverso le sue parole, attraverso i gesti della Santa Messa, attraverso i riti, i canti, preghiere e simboli. Se noi partecipiamo con tutto il corpo e anima, intelligenza e spirito, con attenzione, sentiamo il Signore tra di noi. Grazie al Signore per la Eucaristia. Un secondo ringraziamento. Grazie per la Eucaristia anche perché la unisce noi uomini di differenti popoli e nazioni, giovani e anziani, per renderci una famiglia unica
umana, controsegnata dall'amore, la pace, la giustizia, dell'impegno per gli altri di Cristo. Così, uniti in Gesù Cristo, possiamo costruire un mondo nuovo, un altro mondo, un mondo di giustizia, di pace, di solidarietà. Grazie per l'Eucaristia e la vostra partecipazione. Grazie al vostro Vescovo, Francesco Cavino, per l'invito di celebrare questa Eucaristia con voi. Mi ha già tre volte invitato di venire a Carpi. La prima volta quando fu beatificato il vostro cittadino e concittadino Odoardo Focarini. Prima della messa ho incontrato una sua figlia, per me era molto commovente, grazie signora che è venuta. La seconda volta il Vescovo mi ha invitato quando il Papa Francesco ha visitato Carpi dopo il terremoto per consolarvi. Tutte le due volte non ho potuto venire a causa degli impegni nella mia diocesi. La terza volta è oggi. Però questa terza volta è stata anche la mia iniziativa. Volevo già da 5 anni venerare il vostro cittadino beato Odoardo Focarini, che fu martirizzato a Erzurum, città della mia diocesi di Bamberga. Per noi, cari amici, fratelli e sorelle, per noi tedeschi, per me specialmente, è sempre un po' difficile ricordarsi delle vittime del cosiddetto terzo regno del nostro narcisismo. Orribile crudelità hanno commesso i tedeschi, sicuramente anche con altre nazioni, però soprattutto era la nostra iniziativa, la iniziativa tedesca tra 1933 a 1944. Dobbiamo pentire e chiedere perdono a tutti quanti che hanno sofferto in Germania e fuori di Germania durante il nazismo. Però poi dobbiamo dire insieme, tutti quanti, non più, mai più, mai più queste persecuzioni, queste crudelità. Dobbiamo costruire un nuovo mondo. Così oggi vorrei venerare con voi Odoardo Focarini, uomo di fede, di carità, che ha offerto la sua vita, così ha scritto in una lettera, per la fede all'Evangelo, per l'umanismo cristiano, per la dignità umana di tutti e per tutti. Oggi è il futuro. Lui deve essere, può essere, un esempio da seguire. Grazie alla testimonianza a Odoardo Focarini. Grazie a lui. Grazie a voi. Grazie alla famiglia. Vorrei celebrare questa Santa Messa con voi, ricordandoci e venerando
il beato Edoardo Focarini, per diventare come lui e con lui più vicino a Cristo. Quelli che seguono il Signore Gesù Cristo, che realizzano l'Evangelo, dobbiamo diventare, venerando il beato Edoardo Focarini, apostoli e apostole, missionari e missionarie del Vangelo, il unico messaggio che può salvare il mondo e procurare un buon futuro per tutti, un futuro per tutta la umanità in giustizia e pace. Gesù Cristo, Salvatore del mondo, tra di noi in questa celebrazione della Eucaristia, sia laudato. Solo Dio, Padre, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, Dio vero da Dio, generato. Fratelli e sorelle, sapendo che il Signore risana i cuori affranti e fascia le nostre ferite, eleviamo a Lui fiduciosi la nostra preghiera. Pregate insieme dicendo: ascolta, Padre, la nostra preghiera. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Per il Papa Francesco, i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, sia loro banco l'annuncio del Vangelo e il servizio dei fratelli bisognosi di luce e di gioia. Preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Per gli ammalati, attraverso la vicinanza dei parenti e degli amici, sentono l'affetto e la mano potente del Signore. Preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Per i catechisti, nella loro opera di annuncio della parola, non desiderano alcuna ricompensa che quella di offrire speranza all'umanità,
preghiamo. Ascolta, Madre, la nostra preghiera. Per la diocesi di Bamberga, Beato Edoardo, che vi consumò il suo martirio in unione a Cristo, benedica il suo vescovo qui presente fra noi oggi e dona a tutti i suoi fedeli di sperimentare ogni giorno di più nella gioia e nella sofferenza la comunione dei santi nell'unico corpo che è la Chiesa, in particolare la fraternità che lo unisce per sempre alla diocesi di Carmi. Preghiamo. Ascolta anche la nostra preghiera. Per la nostra comunità parrocchiale, con gesti di concreta solidarietà, non dimentichi i poveri, gli ultimi, gli stranieri. Preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Padre dell'amore e della compassione, ascolta la preghiera che umilmente vi abbiamo rivolto. Il tuo Figlio, medico dei corpi e dell'anima, sia il nostro grande mediatore e il suo esempio sproni sempre il nostro agire a favore di chi è nel bisogno. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Thank you.
sia gradito a Dio Padre. Pane e vino che hai creato, Signore, sostengo della nostra debolezza, diventino per noi sacramento di vita eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro. È veramente giusto renderti grazie, Padre misericordioso. Tu ci hai donato il tuo Figlio, Gesù Cristo, nostro fratello redento. In Lui ci hai manifestato il tuo amore per i piccoli e per i poveri, per gli ammalati e per gli esclusi. Ma Egli si chiuse nella necessità e alla sofferenza dei fratelli, con la vita e con la parola annuncio al mondo che tu sei Padre e hai cura di tutti i tuoi figli. Per questi segni della tua benevolenza noi ti lodiamo e benediciamo, e uniti agli angeli e ai santi cantiamo l'inno della tua gloria. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti.
questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunciamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta, e Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue e con il suo sacrificio, apra a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il pane della vita e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore, in comunione con il nostro Vescovo, il nostro Papa Francesco, il Vescovo Ludwig Mendelius. Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che ci impegniamo realmente al servizio dei poveri e dei sofferenti. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammetti da godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e i martiri e tutti i santi, innalziamo della nostra lode per Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, concedi la pace ai nostri giorni, che con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona la unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
preghiamo. O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo pane e di un solo calice, fa che uniti al Cristo in un solo corpo, portiamo con gioia frutti di vita eterna per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. In nome del Signore, andate in pace.